In queste ore è uscita una dichiarazione del ministro Gentiloni, che in questo momento è a Londra su una conferenza sull'ISIS, e il ministro Gentiloni dice: rischio infiltrazioni da immigrazione. Ha fatto questa dichiarazione che è uscita su tutti gli organi di informazione, e nella sua dichiarazione risulta appunto che dall'immigrazione, che noi riteniamo immigrazione clandestina favorita dallo Stato italiano attraverso prima l'operazione Mare Nostrum e poi attraverso l'operazione Triton, ci sarebbe la possibilità, secondo il ministro, che tra gli immigrati clandestini che arrivano ci sia appunto del terrorismo. È una dichiarazione importante, è una dichiarazione grave anche alla luce di quello che la Lega sta andando avanti a dire da due anni a questa parte, e che il governo invece ha minimizzato attraverso le parole del ministro Alfano, che in più di un'occasione ha detto che le affermazioni della Lega erano affermazioni false ed erano affermazioni che portavano solamente a fare terrorismo psicologico. Lui porta i terroristi in Italia e poi ci accusa di fare terrorismo psicologico. Alla luce di quanto affermato dal ministro Gentiloni, io le chiedo, e chiedo ai capigruppo e chiedo a quest'Aula, di avere un'audizione urgentissima del ministro per poter capire attraverso le parole del ministro e capirle in quest'Aula che cosa intendeva dire quando ci dice che terrorismo, Gentiloni, rischio infiltrazioni da immigrazione. Ripeto, è un'affermazione grave, siamo in un momento particolarmente difficile per il nostro paese, siamo in un momento in cui affermazioni anche di questo tipo devono essere confutate, devono essere anche confermate, e quindi chiediamo ai capigruppo e a lei Presidente di invitare con un'estrema urgenza, io direi nelle prossime ore, visto e considerato quello che sta succedendo, il ministro Gentiloni a venire in aula e a riferire al Parlamento.